Amici del mio viaggio nel mondo, ci troviamo davanti all'Arco della Pace e oggi vi raccontiamo la storia di questa bellissima opera. Venite con noi. Amici, inizialmente l'Arco della Pace non era chiamato così, era chiamato Arco di Trionfo. Perché? Perché fu costruito da Napoleone nel XIX secolo, o meglio epoca del 1800-1900 d.C. Qual era la funzione di questa porta? Era di collegare Parigi a Milano. Questa era la porta di accesso alla città di Milano. Questo monumento, quest'opera, fu creato da Luigi Cagnola, che era l'architetto dell'epoca. Infatti, se vedete sull'arco sta scritto architetto Cagnola. Amici, dovete sapere che questa bellissima opera ha avuto una storia difficile, pause nella costruzione dovute anche ai diversi imperi che si sono susseguiti. Il primo arco che fu costruito doveva essere provvisorio e fu costruito nel 1806 dall'architetto Luigi Cagnola. Come abbiamo detto prima, per le celebrazioni del matrimonio tra il viceré d'Italia, figlio di Napoleone, e Augusta di Baviera. Ma l'arco piacque così tanto ai cittadini milanesi e fu così apprezzato anche dai visitatori che il comune decise di realizzarne uno definitivo e permanente. Così l'architetto Luigi Cagnola fu incaricato nuovamente di costruire l'arco in architettura neoclassica per celebrare la vittoria dei francesi durante la battaglia di Jena contro i tedeschi. I lavori, amici, ripresero 12 anni dopo con l'impero degli Asburgo d'Austria, ma Francesco I d'Austria cambiò lo scopo dell'arco, dedicandolo alla pace tra le nazioni europee, avvenuta nel 1815 con il Congresso di Vienna. Nel 1833 l'architetto Luigi Cagnola morì e quindi Carlo Giuseppe Londonio fu incaricato di dirigere il proseguimento dei lavori, che terminarono 4 anni dopo, quando fu collocata sull'arco una scultura in bronzo raffigurante la sestiga della pace. Davide, fai vedere? Eccola. Quella è la sestiga della pace con i 6 cavalli in bronzo che vedete sopra. Nel 1859 Napoleone III e Vittorio Emanuele II attraversarono l'arco per celebrare la vittoria di Magenta durante la guerra di indipendenza, che liberò la città dal dominio austriaco. Ne approfitto che lì stanno ripassando la coreografia, perché oggi ci sta il DJ Party. Bravi, eh? Eccolo qua, sì. Fai il balletto, vai! Vai, fai il balletto! Valeria, fai il balletto! L'Arco della Pace, amici, insieme ai suoi caselli daziari posti ai suoi lati, forma Porta Sempione. Come vedete, le statue di bronzo poste sull'Arco della Pace rappresentano la sestiga della pace, un cocchio a 6 cavalli guidato dalla dea della pace, che sta al centro. La sestiga è accompagnata ai suoi lati da 4 vittorie a cavallo. Prima si diceva che, come ha detto Davide, inizialmente la sestiga della pace fosse rivolta con lo sguardo verso Parigi e che gli austriaci votarono con lo sguardo verso Milano per beffarsi dei francesi. Un'altra cosa che c'è da dire sui fregi marmori che vedete sopra all'Arco della Pace: inizialmente erano stati creati per dimostrare, diciamo, tutti i trionfi di Napoleone, ma poi successivamente, con l'arrivo degli austriaci, è stato cambiato l'intenzione. Ma successivamente, per dimostrare la loro grandezza, questi fregi marmori sono stati poi cambiati. Ecco, per esempio qui è raffigurato Napoleone. Dopo l'arrivo degli austriaci ci furono poi Savoia, come ha detto Valeria, Napoleone III e Vittorio Emanuele II, che si limitarono a cambiare soltanto le scritte, quindi non i fregi marmorei. Esatto, non i fregi marmorei. Se lo possiamo notare, ecco, proprio sopra l'arco con scritto "Alle speranze del regno italico, auspice Napoleone I". Speriamo che questa storia vi sia piaciuta. Vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao.